Non è passata neppure una settimana dal fatidico sì tra Charlene Wittstock e il principe Alberto di Monaco che le nubi sulla loro love story si sono già trasformate in autentica depressione. Scrive The Independent Online, infatti, che un patto prematrimoniale autorizza Charlene a lasciare il suo principe, ma solo dopo avergli assicurato un erede legittimo. A sua volta il giornale sudafricano cita la rivista parigina WSD, secondo la quale le nozze reali sono state dettate da ragioni tutt'altro che romantiche. Durissimo il titolo su un'immagine del triste volto di Charlene sotto il velo, la prigioniera di Monaco. Fonti vicine alla coppia riferiscono che, assicurata la successione della dinastia, ognuno di loro sarà libero di nuovo. Il divorzio è una tradizione della famiglia Grimaldi. Scrive USD che la nuotatrice sudafricana sarebbe rimasta sconvolta dalle notizie che vogliono Alberto padre di un terzo figlio illegittimo. Non si è fatta attendere la smentita di Charlene, che avrebbe definito queste voci gossip malevoli e privi di senso.